Carissimi, desidero proprio qui dalla cappellina dove mi fermo a pregare per tutti voi costantemente, da dove celebriamo le messe con cui poter mantenere quell'energia spirituale che ci sostiene, rivolgervi un appello molto importante stamattina, perché l'ordinanza che prolunga il tempo del nostro isolamento in casa potrebbe generare veramente ulteriore amarezza e soprattutto sconforto. Vi prego, non dobbiamo abbassare la guardia, anzi, dobbiamo adesso motivarci ancora di più. Questo ci fa capire che non solo non abbiamo attraversato il guado di questo fiume in piena, ma siamo nel pieno flusso di questo fiume in piena, anzi rischiamo che i vortici aumentino. Io vi prego di essere attenti a questo, è un piccolo consiglio spirituale che voglio darvi che serve però per la vita, il modo per affrontare la vita. Ecco, nella tradizione della nostra fede c'è un motto molto bello, Age quod agis et magis. Cioè, pensa a quello che stai vivendo giorno per giorno e metticela tutta, il meglio di te. Noi l'abbiamo tradotto in una espressione semplice ma lineare. In quello che vivo, il meglio che posso. Allora io credo che da questo punto di vista noi dovremmo proprio da stamattina concentrarci giorno per giorno. È perfettamente inutile pensare a quanto durerà. Come saranno le difficoltà? Abituiamoci a vivere giorno per giorno e a dare il meglio di noi stessi giorno per giorno. È la risposta che noi dobbiamo dare a questo momento così drammatico. C'è bisogno di tutte le nostre energie. Ogni giornata è una vittoria che noi dobbiamo conseguire e chiedere al Signore la grazia di alzarci con la buona volontà del giorno dopo, di rimettere in campo le stesse energie. Non pensiamo alla stanchezza accumulata. Intanto siamo arrivati fin qui, ci siamo arrivati con entusiasmo perché all'avvio ci può essere maggiore disponibilità, ma col passare del tempo la stanchezza si accumula e i problemi aumentano. Ma se noi mettiamo tanti pensieri nella testa, rischiamo di veramente non farcela, nel senso che perdiamo l'assetto. Un'immagine. Se su una piastrella ci mettiamo un chilo alla volta, possiamo metterci anche un quintale, ma se ci mettiamo in una sola volta un quintale, la piastrella si spezzerà. Allora vi prego, con fiducia nel Signore, Age quod agis et magis, giorno per giorno il meglio di noi, mettendocela tutta e chiedendo l'aiuto del Signore. Non saremo soli, siamo accompagnati da questa forza, ma noi dobbiamo questa energia vitale saperla sfruttare, dobbiamo saperla mettere in campo. I pensieri negativi ci rubano energia, non dimentichiamolo. Concentriamoci giorno per giorno il meglio di noi stessi.